Allora, torniamo in diretta per la finale della 28esima Scarpa d'Oro, circuito FIB da Monteurano, finale in famiglia tra Emiliano Benedetti e Formicone Gianluca della Pinetina di Roma. Emiliano Benedetti che appena avete visto in diretta, appena superato Giuliano De Nicola e Gianluca Formicone che ha superato Fernando Rosati di Montegranaro, Fernando Rosati che è qui vicino a me e io approfitto subito della sua presenza perché siccome noi non abbiamo potuto seguire la sua partita, se ci racconta un po' come, non come è andata perché il risultato lo sappiamo, ma come si è svolta. La partita è stata molto equilibrata fino a 6-5 per me. Ho bocciato per andare su 7-5, che la partita poteva forse andare più dalla mia parte. Invece ho avuto un rimpallo un po' sfavorevole. Poi lui ha giocato da formicone, ecco. E c'è stato poco da fare. Quindi molto, diciamo, realistico nell'analisi della partita. In questo caso, anche se non è facile, poi ripeto, un derby, facci un pronostico, dai, provaci, dai. Secondo me vince Benedetti, secondo me, perché è venuto fuori da una quarta partita dove era avanti 11-1, però aveva quasi persa e l'ha vinta con Ascani. La semifinale pure era messo male, è riuscito a spuntare con Giuliano e forse la sua giornata. Un pallino di volo intanto per Gianluca Formicone. Sbaglia, lo sbaglia. Subito, subito, subito 4-0 Benedetti. Io infatti vorrei chiedere proprio al giocatore che siede al tuo fianco che effetto fa perdere in semifinale giocando bene contro un campione come Formicone e vederlo iniziare una finale in questo modo. No, vabbè, è chiaro che magari la grinta, la carica che aveva contro di me non ce l'ha col suo compagno di squadra, che è anche suo compagno di coppia, quindi probabilmente con un altro avversario non avrebbe fatto questi 4 errori qua. Quindi forse un po' di deconcentrazione, ecco. Adesso io, Nando, approfitto della tua presenza un attimo che la partita vediamo se prende un binario oppure se va in equilibrio. Ti voglio un po' parlare di campionato, dato che giochi a Montegranaro e Montegranaro da qualche anno è sempre lì tra i migliori. Quest'anno una posizione di classifica non sulla vetta, ma un medio-alto, diciamo così. Comunque un buon momento per la società di Montegranaro, ma un commento sulla stagione di Montegranaro, su quello che saranno un po' le prospettive per la prossima stagione. La stagione nostra è andata benissimo perché dopo 2 anni al quinto posto quest'anno siamo quarti. E male che ci andrà ci riconfermeremo quinti. Quindi per una squadra come la nostra dove non c'è un campione che magari può fare la differenza, riuscire comunque a competere anche con le prime tre è un motivo d'orgoglio anche per la società. Sulle gare siamo andati benissimo dove Ombrosi e Santone hanno vinto 8-9 gare. L'unica finale che hanno perso purtroppo quando hanno giocato insieme a me. E io da parte mia spesso sono entrato, ho vinto 3 gare, 2 secondi, quindi siamo giocatori che ci alleniamo obiettivamente molto poco per fare l'alto livello perché il tempo è quello che è. Quindi cerchiamo di fare il possibile per poter competere con questi giocatori. Forse mentalmente siamo diventati un po' più forti negli anni passati, quindi ci crediamo un po' di più. Ti chiedo, dicevamo prima, abbiamo un po' commentato e stuzzicato la questione dell'anticipo che c'è stato di campionato, delle polemiche un po' che ci sono state, che abbiamo anche un po' dibattuto sul forum. Comunque, indipendentemente da questo, assolutamente una Pinetina meritatamente al primo posto. Tu che cosa da persona che hai vissuto all'interno, insomma, facendo parte di una squadra di primo ordine, la questione un po' polemica su questo anticipo, io ho potuto leggere il tuo pensiero, tra gli amici del forum, ma magari non tutti hanno visto lì, quindi
approfitto di te adesso in modo che tu dici la tua opinione. Ma guarda, dal punto di vista, diciamo, sportivo non sarebbe cambiato molto. Cioè, la Pinetina era la squadra che ha dimostrato di essere non la più forte, perché se andiamo a vedere i giocatori, la Virtus ha 4 giocatori di alto livello e Budrione ne ha 5 di alto livello. La Pinetina forse era quella che come nomi era quella un po' messa peggio, perché c'è Formigone, Emiliano e Tomao. Poi agli altri che fanno la loro parte, però se andiamo a vedere proprio i singoli nomi, Budrione era superiore agli altri, e lo stesso la Virtus. È chiaro che si è creato un precedente strano, perché a questo punto chiunque poi può chiedere il rinvio di un incontro per qualsiasi motivo. Però dal punto di vista sportivo io credo che sia stata un po' troppo ingigantita. Ho enfatizzato il fatto, magari portato alla prima, diciamo in prima pagina, forse dicevo prima con Francesco, non so se sarai d'accordo con me, forse il tacito, il non parlare dalla parte e non comunicare niente da parte un po' della federazione, il non motivare il perché ha lasciato un po' di polemica, un po' ha dato adito comunque a discussioni. Magari si poteva evitare facendo due righe e dire ok, abbiamo anticipato perché, per queste motivazioni, poi giuste o sbagliate che siano, comunque c'era una motivazione ben precisa. Sì, il problema è che non c'è un regolamento che dice per quali motivi si può rimandare oppure no, quindi magari un comunicato spiegando il perché, però che cambiava. Per evitare, Sì, cioè, le chiacchiere da bar in questo caso, no? però è chiaro che se poi la Virtus non perdeva con Monteridolfo il campionato era ancora aperto, cioè non possiamo dire come sarebbe andato il campionato. Non è che ha fatto un incontro in più la Pinetina. Non sappiamo neanche se non avesse rinviato l'incontro, se magari con qualche giocatore in meno avesse perso sicuramente, perché poteva vincere, non si può dire. È chiaro che si è creato un precedente, questo è evidente, però ai fini del risultato io penso che la Pinetina quest'anno ci ha avuto un formicone che sono 20 anni che sta a questi livelli, cioè quando non vince, magari quando vince meno degli altri anni, tutti dicono che non vince più come una volta, però ogni anno vince sempre 5-6 gare, quest'anno avrà fatto 15-16 finali. In campionato non dico che l'ha vinto da solo, però Benedetti quest'anno sicuramente non ha reso come gli altri anni in campionato. E vuoi non vuoi, dove è andato lui si vince. Stava la Virtus, hanno vinto, è andata la Pinetina a vincere il campionato. La differenza la fa. Assolutamente, dicevamo prima, Francesco l'ha paragonato forse un po' al movimento di Ibrahimovic, che come si è spostato ha portato lo scudetto, insomma, alla squadra. Io avevo visto un Gianluca Formicone un po' in flessione dopo quella, diciamo, batosta psicologica di non aver portato a casa il mondiale in casa. Nella stagione successiva l'ho visto un po' sottotono. L'anno scorso in campionato nell'individuale, no, non l'ho visto mai brillante, non l'ho visto mai portare a casa il punto, no, realmente alla società, quindi un po' sottotono. Poi magari mancano le motivazioni, ma sono tutta una serie di motivi che poi le qualità sono indiscusse. Quest'anno l'ho visto un po' rinvigorito forse dal cambio di maglia, e è venuto fuori quello che realmente sappiamo che è Formicone. Alla fine non è una macchina, sicuramente psicologicamente ne avrà risentito di quel mondiale perso, però alla fine il campionato l'hanno vinto. Lui si in classifica se non è arrivato primo, è arrivato secondo, terzo, ma sempre nei primi cinque. L'ha vinta per 20 anni di fila la classifica. E fa la risposta agli equilibri, perché se vai a vedere veramente, come ho detto prima, i nomi dei giocatori. La Pinetina come nomi, se vai a vedere i nomi, Budrione cioè, non pensavi che avrebbe vinto facilmente il campionato, invece Formigone ne vince sempre 3 su 4. È il più forte che c'è, non ci sta paragone. Sono d'accordo con te, i risultati, insomma, ne danno atto anche a chi magari può pensare diversamente. 6 punti di vantaggio, l'ultima giornata in questo caso ha più poco da dire. Giocheranno
Esatto, poco da dire. Adesso, infatti, mi ha anticipato. Sabato prossimo lì giocherete. Andate voi a Roma, se non sbaglio. Andate voi a Roma. Potrete ancora fare la bilancia di questo campionato. Tanto so che voi, come dalla prima partita fino a questa, le giocate tutte. Mi è capitato anche di vedervi senza né timore né ve la giocate perché consapevoli del vostro valore, sapevoli di potervela giocare con tutti, anche consapevoli e la tranquillità che il campionato non dovete fare niente di più di quello che state facendo, quindi giocate anche molto, molto tranquilli. No, ma noi non è che giochiamo tranquilli, perché non siamo molto tranquilli come carattere, però è chiaro, se quando incontri giocatori più bravi di te, se non te la giochi non vinci mai, se c'è paura di fare determinate scelte per sbagliare non vinci mai. E noi andiamo a Roma, non possiamo regalare niente perché comunque possiamo fare quarti. E comunque vorrebbe dire migliorare rispetto all'anno scorso. Per una squadra come noi è importante, quindi non è che andiamo lì a regalare niente. Chiaro, loro magari avranno la motivazione di poter vincere il campionato in casa, quello sì, e anche loro non è che possono giocare tranquilli perché poi l'ultima, se dovessimo vincere noi, l'ultima vanno all'Aquila, quindi non possono regalare niente neanche loro. Quindi secondo me sarà un bel incontro, vediamo. Sarà bello da parte tua giocarlo, insomma, visto che comunque quest'anno tu dicevi, magari, ma io ho visto che tu hai fatto sempre l'individuale, se non sbaglio, no? Spesso e volentieri hai portato il punto o quantomeno il pareggio. Mi sembra molto raramente hai perso i tuoi due singoli, correggimi se sbaglio, ma io nei miei aggiornamenti nei giorni successivi cerco sempre di guardare un po' queste cose, quindi i risultati che comunque hai fatto anche a livello individuale quest'anno più dell'anno scorso, perché comunque neanche un mese fa hai vinto il circuito a Perugia, quindi voglio dire, dimostri comunque di essere in un buon periodo di forma. Quando hai detto è una squadra, non abbiamo grossi campioni, però comunque tu Matteo giocate insieme da tempo. Quest'anno è arrivato Luca, che comunque si è inserito benissimo nel vostro ambiente, gioca in coppia, come hai detto, con Daniele, ha fatto man bassa di gare regionali. Comunque una gara regionale non sarà un circuito, però comunque vincere una gara è sempre vincere una gara. quindi Hanno vinto anche due Quindi nazionali. no, non, av non avrete nessuno in classifica nei primi 5, 6, 7 posti, ma, ma va bene, penso va bene così. Noi abbiamo fatto due campionati bellissimi con Francesco Tosoni cioè, noi con Santone ci conosciamo da 15 anni, quindi non è stato difficile per lui inserirsi. Forse era più difficile magari per lui entrare in una squadra che già andava bene. Però lui, secondo me, nel suo ruolo è più forte della Serie A. Non c'è un puntista di terna puro come lui che riesce ad avere quella costanza lì. E ci abbiamo anche il bocciatore che insieme a D'Alterio, Pasquale e Emanueli, secondo me, è più forte che c'è, che è Daniele. Matteo ha cambiato ruolo gli ultimi 2 o 3 anni da mediano, si è trovato bene. Io non gioco a terna perché non mi piace, preferisco fare individuale. Va bene, grazie, grazie Fernando, grazie della compagnia. Torniamo alla finale, torniamo all'incontro tra Formicone e Benedetti. Vediamo l'errore da parte di Emiliano. Vediamo. Allora, con l'ultima boccia cosa decide di fare? Sicuramente tirerà pallino. Lo sbaglia. Possibilità di inserire 3 punti piuttosto facili per Formicone. E questi, Francesco, sono tra i giocatori più veloci in assoluto per quanto riguarda l'esecuzione del gesto, anzi non solo l'esecuzione, proprio la scelta Sì. di cosa fare, cosa fare, cosa non fare.
Quindi questa è una partita che anche dovesse finire 11 pari, sono sicuro che filerà liscia come l'olio. Non me ne voglia Mirko Savoretti, perché ripeto, sa il rapporto che abbiamo, l'amicizia che abbiamo, ma non me ne voglia, ma sicuramente è diverso di vedere Mirko che ragiona molto su quello che deve fare, molto, dedica molto alla concentrazione. Poi queste sono abitudini, ognuno ha il suo modo, e giustamente qui hai fatto notare che qui neanche il tempo di fermarsi la boccia, già si è deciso cosa si deve fare. Comunque, qui ancora Formicone che non gioca stavolta sul volo, passa a condurre come vedete per 6 a 4 dopo aver lasciato al primo tiro i 4 punti facili facili a Emiliano Benedetti. Vediamo. Emiliano Benedetti subito al tiro sul pallino. Emiliano Benedetti che quando il pallino è al centro del campo lo tira spesso e volentieri perché mi diceva al pallino d'oro, ha detto all'80%, la sua percentuale è quella, l'80% delle volte se il pallino al centro va vicino alla boccia, quindi E poco fa ha praticamente vinto, riacchiappato la partita con Di Nicola, che era persa, bocciando proprio un pallino subito dopo il primo accosto, l'ultima riga di Giuliano Di Nicola. Ha bocciato il pallino, ha colpito quasi pieno e ha giocato bene. Di Nicola gli ha lasciato fare 3 punti quella tornata. qui ha ottimamente colpito ancora la boccia da Benedetti, prende 2 punti, ritengo. Qui qualcuno ci chiede: ma è la finale? Sì, questa è la finale. Dalla chat chiedono. Terza boccia per Formicone, ottimo, ottimo l'accosto. Una boccia sicuramente da tirare. Vantaggio di bocce per Benedetti. La tira molto molto piano, da quel verso, la tira molto lentamente, sbaglia di pochissimo, ma sbaglia. Ora sicuramente decide di andare all'accosto Benedetti. Ottimamente indirizzata, vediamo se la forza è giusta, sembra un pochettino lunga, infatti così è, scorre via di pochissimo, vediamo se Gianluca Formicone inserirà al secondo punto, non può toccare il pallino perché regalerebbe il punto all'avversario. E invece non regala Non proprio regala proprio niente, niente. lo inserisce, gioca bene, sono altri 2 punti, quindi 8-4 per Formicone che non vuole lasciare niente agli avversari, quest'anno le vuole tutte lui. E quindi è lì. E quindi è lì, neanche al suo compagno di coppia. Visto che comunque stranamente in questa finale il gioco è cambiato, non si predilige più il volo e il sottotavola, ma si va al centro, si va a lungo. Perché sono entrambi forti. Quindi tira subito pallino, stavolta Emiliano Benedetti, stavolta lo sbaglia. Dicevo, in quel particolare gioco sono entrambi forti, contro altri avversari tutti e due possono giocare in quel modo, ma tra di loro probabilmente preferiscono affrontarsi all'ultima riga, come adesso. Qui ancora un errore sul pallino per Benedetti. Sì, Che poi questo è sempre stato il gioco standard di Gianluca Formicone. attenzione perché Gianluca Formicone è a 8, è a 8. Vediamo se Benedetti gioca un po' per lo spettacolo e prova a tirar fuori sto pallino. Si Eh sì, alza, ci è riuscito. si alza, si annu lo annulla. Prova a venderla cara, scambio di battute tra i due.
Allora, rinquadriamo un'altra volta il punteggio. 8-4, sì. 8-4. Mentre quello che vedete sulla sinistra si riferisce alla semifinale giocata da Fernando Rosati contro Gianluca Formicone. La partita di Nando, che abbiamo poco fa sentito ai nostri microfoni, che ha detto che venderanno cara la pelle anche nel prossimo turno di campionato. Giustamente. Perché noi prima abbiamo detto che il campionato è praticamente finito. In realtà non è finito, perché se la Pinetina, che gioca in casa, dovesse perdere proprio contro Montegranaro, l'Aquila avrebbe la possibilità assoluta di superare la Pinetina nell'ultima giornata, perché ha un turno casalingo. Ma i punti di distanza, Francesco, sono 6, qui perdonami, sono 6. In caso di parità, nel senso credo che valgano gli scontri diretti. Siccome all'andata la Virtus ha battuto la Pinetina a Roma, esatto, quindi sarebbero due vittorie, quindi sarebbero campioni d'Italia all'Aquila. Quindi in mano Montegranaro ha un po' la bilancia sul campionato. Sappiamo che Montegranaro, tu conosci bene i giocatori, io anche li conosco tutti molto bene. Non a caso prima quello che dicevo a Nando era il fatto di giocarsela tranquillamente, dicevo, senza obblighi di risultato, e quando giochi senza obbligo di risultato può venire fuori spesso e volentieri la bellissima partita. E dall'altra parte la Pinetina deve essere ben concentrata, perché Montegranaro può vincere assolutamente, sono convinto che per caratteristiche, per grinta di quei giocatori, può vincere assolutamente con tutti. Io sinceramente credo che le motivazioni siano talmente differenti che un miracolo del genere sportivo non dovrebbe accadere, però chi lo sa, lo sport ci è abituato a cose strane. Sarebbe comunque bello veder giocare, come dicevamo prima, la finale scudetto all'ultima giornata. Sì, sarebbe bello, in effetti il calendario si era messo... Non ce ne vogliano i tifosi della Pinetina, assolutamente. Io in questo caso non tifo né per l'una né per l'altra squadra, tifo solo per lo spettacolo. È un peccato veramente pensare che verrà sprecata l'ultima giornata di campionato, che sarebbe stata scoppiettante senz'altro, ma credo che ci sia forse neanche l'1% di possibilità. Che si arrivi a 3 punti proprio a quella giornata, comunque staremo a vedere. Sarà in quel caso un grosso problema la struttura di Bazzano per raccogliere un eventuale finale scudetto all'ultima giornata. In effetti. Sì. Andiamo al tiro Emiliano Benedetti. Al tiro sul terzo punto, sulla sua, la prende troppo. L'unico modo in cui non poteva andare verso il pallino. Esatto, quindi niente, ancora niente da fare per Emiliano Benedetti, che rischia di subire altri 2 punti. No, credo che non sia arrivata. Non si è arrivata, la boccia è corta, quindi 9. 9-4. 9-4, partita in mano a Formicone, possibilità ancora di mettere un ulteriore sigillo nella sua stagione straordinaria, legittimare se ce ne fosse stato il bisogno ancora di più il primo posto nella classifica FIB. Tanto ecco il punteggio. 9-4, conferma Francesco, sempre presente. Vediamo, io spero in un ritorno di Emiliano Benedetti, di portare la partita un po' su un altro binario, di metterla un po' più sull'agonistico. Prende il punto Benedetti, una boccia che gioca circa 50, mentre la boccia di Formicone è 65. All'accosto Formicone. Ottimo l'accosto, prende il punto, boccia sola sotto il rimpallo. Vediamo se Emiliano in questo caso tirerà pallino.
infatti stavolta un buon punto a fondo campo. Guardate, siamo leggermente impallati proprio dai trofei, però Sì. adesso cerchiamo un'altra inquadratura, che non c'è in realtà, dobbiamo accontentarci. No, ci sarebbe questa, ma siamo coperti proprio dalla struttura Non si vede del poi legno. da questo signore che si sporge una balaustra. Andiamo, ottima la strada, sembra perfetta, perfetta la forza, infatti prende il punto. Ora non riesco a vedere se la boccia di Benedetti quanto dista dall'asse di fondo per vedere se può passare questa boccia dietro. La prende, la sua passa, quindi lo spazio c'era. Prende il punto. Non è dal verso giusto, ma l'importante era tirarla via da quell'angolo. Ottima la strada anche di questa, forse leggermente più corta. Vediamo se è arrivato. Punto rimane di Benedetti. Quindi può muovere il punteggio, vediamo però che Emiliano prova ad alzare la posta, tira la sua esterna, la prende piena, non si muove niente, quindi un punto. 9-5. Sono altri giocatori che quando provano queste giocate qui sbagliano almeno mezzo metro. Lui l'ha Sì, presa piena, perfetta, non gli ha fatto gioco. hai 28, quasi 28 metri, le corsie di Monte sono 27 e mezzo circa, quindi una bocciata rallentata come quella di Benedetti poteva, in altri veramente, solo il battere sul fondo poteva già prendere una direzione diversa, ma ripeto, qui hanno un controllo del movimento totale. Si torna finalmente, perché non perché me lo auspicavo, ma perché in questa partita non ci si è mai andati, si torna nel tiro ormai standard, asse di sinistra, pallino sul volo, errore sul bersaglio e sul pallino in questo caso, perché aveva tirato pallino formicone. Beh, ricordiamoci che da quest'anno i bersagli si possono sbagliare perché bisogna Sì. comunque muovere il pezzo Pezzo dichiarato, quindi dichiarato. a volte sembrano errori grossi. Vantaggio, infatti qui una dimostrazione, in questo caso lui dichiarando pallino, il pallino si deve muovere, qui ha preso solamente la boccia, quindi c'è un vantaggio, come se la boccia fosse stata sola, quindi Cioè, il bersaglio è diventato in effetti un grosso vantaggio perché riesce a mettere la boccia vicino al pallino, come è giusto che sia. Adesso noi magari lo diciamo da giocatori più abituati ad accostare che a bocciare, però. Non ho capito, Formicone, ho visto parlare un attimo con l'arbitro, non ho. Forse non si capacitava del fatto che prendendo mezza quella boccia non abbia caricato il pallino e magari Ah, forse ha chiesto bene la posizione ha del chiesto la pallino, sì. posizione, sì. Comunque, tant'è che qui sono tre errori, ancora la bocciata come sul primo tiro. Ancora un altro, altri 4 punti. Vediamo che il nostro arbitro gli sta facendo notare la Puntualizza. posizione delle bocce. Formicone comunque tira via. E sono 9 pari. E quindi comunque per Emiliano Benedetti due tiri da 4 punti al primo e in questo caso qua sono 4-4-8 più uno se l'è guadagnato in altro modo, quindi 9 pari. Formicone la terza e la quarta bocciata aveva tirato due bordate per far saltare via il pallino. Comunque, non so se in altre circostanze, con altri avversari, in altri modi avesse, cioè, la scelta fosse, sarebbe stata quella, non lo so. Mi tengo questo dubbio. Nove pari, non buon accosto per Benedetti. Sul volo. Ancora la boccia di Formicone, al tiro sul pallino Benedetti. Colpisce subito, tocca la sua perché altrimenti sarebbe andato un punto decisamente più largo.
appunto a circa 50 alla tavola di fondo. Rispondo un attimo in chat, vedo che l'amico Fabrizio Fortunati in arte falce per gli amici del forum fa i complimenti, non so se è una presa in giro o se effettivamente sono sentiti. Ma conoscendo Fabrizio, credo che sia più la prima ipotesi che la Esatto, mi seconda. sono permesso di dire questo perché credo sia rivolto a me e quindi va bene. Colpisce Formicone, però credo che il punto necessiti di una misura. Vediamo un po'. L'arbitro decide di misurare. Vedete la gente molto praticamente sopra al campo lì alla balaustra. Appoggiati per vedere. Punto è preso. Quindi Benedetti al tiro a costo abbastanza agevole. Fa dei saltelli perché la boccia sembra un po' corta, ma dovrebbe comunque togliere il punto di Formicone. Attenzione, ancora una misura per l'arbitro. Però se è stata misurata quella prima, questa mi sembra sia almeno 30 cm più vicina dell'altra. A Se la geometria, meno che non facesse veramente tanto prima come come diceva misurazione. Renato Zero, non è un reato. Comunque Vediamo c'è che. bisogno di controllare. Sì. Allora diciamo che prima l'arbitro era andato un po' troppo sul sicuro, Sul anche se sicuro. faceva tantissimo. Sì, preso. Punto è preso. Ultima boccia per Formicone, ripeto il punteggio 9 pari. Una boccia ancora da giocare per Emiliano Benedetti. Comunque sia questo circuito FIB prenderà la via di Roma e la Pinetina, perché vedete le maglie sono diverse, ma sapete tutti benissimo che questi due giocatori, oltre ad essere compagni di squadra, sono anche compagni di coppia, perché nelle poche gare che possono fare a coppia, comunque le giocano insieme, e anche in campionato la coppia del secondo turno è spesso e volentieri questa tra Benedetti e Formicone. Vediamo se Emiliano deciderà di tirare questa boccia del punto. Ci potrebbe essere anche una carambola sul pallino. Se il pallino si muove un po', Emiliano può fare anche 3 punti, Francesco. Lui Vediamo. ci prova. Lui ci prova perché il tiro c'è. Poi. Ah no, ha tirato quell'esterna. Ne avrà regalati un paio almeno, Tirato due. quell'esterna, l'ha presa dalla parte sbagliata, ma francamente non ho capito questo gioco. Lui voleva entrare con la sua, sì che l'ha sbagliata perché l'ha presa dall'altra parte, ma io avrei tirato più la boccia del punto. Se presa dal verso, se il pallino fa buon gioco, c'erano 3 punti. Poi non metto a discutere le decisioni di Emiliano Benedetti, ci mancherebbe. Do un'occhiata alla chat, vedo che l'amico Lorenzo Feola dice partita dell'amicizia. Qualcun altro invece pone un quesito interessante, chissà cosa si inventeranno l'anno prossimo per penalizzare ulteriormente i raffatori. Questa è una polemica che si può intuire sia legata al regolamento internazionale. Permetto di appoggiare quantomeno questo dubbio perché effettivamente il raffatore, ma per raffatore io intendo
chi ha potuto vedere da vicino dei raffatori di altro tipo, vissuti in epoche forse diverse, effettivamente questo tipo di regolamento non facilita il bocciatore di sottomano, il vero raffatore, insomma. Poi favorisce sicuramente il giocatore più completo, perché vincere a questi livelli devi saper fare, gestirti e saper fare tutto. Questo è in dubbio, però capisco i dubbi di chi e le perplessità di chi si sente penalizzato da questo tipo di regolamento. Che poi non è neanche una discussione sulla raffa e sul volo. Prima l'abbiamo analizzata un po' più a fondo, la questione è una questione tattica, cioè questo regolamento porta a delle situazioni tattiche probabilmente un po' troppo ripetitive e sicuramente poco spettacolari. E il problema alla fine è proprio questo qui. Eh sì, vediamo Benedetti che questa volta inserisce il punto. Due voci da giocare per Formicone che decide di andare all'accosto, la indirizza verso la sua. Basta poco, basta toccarla la sua per mandarla a punto, la tocca, ne fa forse due, uno e mezzo, uno e mezzo. L'arbitro dice prende, quindi credo uno, il tuo mezzo non gliel'abbia assegnato. In effetti sembra essere un pochino indietro la Sì, secondo punto rosso, infatti. che quindi è terzo. Accosto per Benedetti, ancora con l'aiuto dell'asse laterale, vediamo se la spinta sufficientemente, che lì bisogna provare a nascondersi. Ha spinto, oh, si ferma, non si ferma, non si sa, non si sa. Vediamo se ha fatto quel mezzo giro in più. Ecco, E non quindi c'è, e attacchi. finisce qui. Finisce qui Gianluca Formicone, infila un altro primo posto a discapito del suo compagno di squadra, Emiliano Benedetti. Quindi la 28ª Scarpa d'Oro, circuito Fibra da Monturano, se la aggiudica Gianluca Formicone. Porterò fortuna io a Gianluca Ma se l'è Formicone. portata da solo quest'anno la fortuna, e se n'è portata tanta in quasi tutte le bocciofile d'Italia, quindi l'ha dimostrato anche qui di essere attualmente tornato il numero uno. Per un paio d'anni ci eravamo dimenticati di questa cosa, adesso è veramente tornato il numero uno. Chissà se non gli si apriranno ancora una volta le porte della nazionale, che ha perso in buona sostanza quella volta che non riuscì a C'era vincere il quel famoso campionato mondiale mondiale. individuale. A Roma questo lo scopriremo nei prossimi giorni. Io ti ringrazio, nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, diciamo. Io ti ringrazio, Francesco, per essere venuto anche oggi a compiere il tuo dovere ormai di commentatore. Saluto Giorgio, che non è potuto venire per problemi di salute che l'hanno tenuto lontano anche da altre dirette. So che non ti tratterrai molto, approfitti per andare via immediatamente, approfitti che hanno finito subito. Sì, hanno finito, l'orario assolutamente ci sta, mi permette di arrivare a casa in orario decente. Io saluto, ne approfitto, saluto tutti, ringrazio te Fra comunque per aver permesso questa diretta. Io quando posso vengo con piacere, ringrazio la società di Monteurano, il presidente provinciale Giacomo Strovegli che prima è venuto qua a salutarci. Complimenti in questo caso al vincitore, complimenti all'organizzazione, comunque ormai niente da dire, questa gara che è arrivata a una edizione importante, bellissimo il finale perché comunque nei quattro giocatori di A1, non dimentichiamocelo, quindi tutti si auspicherebbero una fase finale così. Ringrazio tutti, ci vediamo alla prossima, non so quale sarà e buone voci a tutti, il mio solito augurio per tutti, un saluto particolare all'amico Giorgio Giommi, pronta guarigione per lui, che le prossime saranno per te.
Saluto a tutti, ti rilascio il microfono per i saluti finali, Francesco. Sì, ma io non faccio altro che continuare a salutare tutti quanti. Fra poco devo scendere in campo per fare le foto in qualità di fotografo del Comitato Policigeno, come se non avessimo fatte abbastanza. Quindi salutiamo i nostri ascoltatori, telespettatori, internettari, non lo so come chiamarli. Grazie a tutti. Follower. Grazie a tutti per averci seguito e ci rivedremo. Arrivederci a tutti. Ciao.